assolutamente, perché credo che dobbiamo arrivare nel cuore di questa delibera, di quello che si intende appunto approvare e soprattutto guardare agli effetti di questa delibera. Ma gli effetti futuri? Gli effetti, certamente, che non sono... Adesso chiaramente è stata fatta una delibera di giunta, poi è stata fatta questa ratificazione. La cosa che mi lascia molto perplesso, come mai solo stamattina si è arrivato a fare, come dire, questi emendamenti? C'è un ripensamento, c'è la volontà. No, io lo, guardate, è facile essere populisti, io non lo sono mai stato, perché bisogna essere sempre chiari. È giusto, si è posto il problema, lo vuole affrontare e lo vuole anche risolvere, perché quando io ho detto, assessore Rossetti, che quella delibera è una delibera che non andava assolutamente proposta in quei termini, perché è una delibera fredda, dove non tiene conto del percorso che è stato fatto fino ad oggi, che è stato un percorso, da quello che ho capito, di concertazione, di discussione, quello di partecipazione da parte di un'organizzazione che vuole guardarci chiaramente dentro il problema, vuole la trasparenza assoluta, ma vuole anche, come qualcuno si è sempre riempito la bocca, come dire, facilitare la partecipazione anche nella fase decisionale, perché è lì che bisogna intervenire, non nell'architettura, come dire, proposta degli emendamenti, perché poi bisogna, come dire, declinarli, bisogna tradurli in concreta. Che cosa si vuole fare? Certo, si vuole abbattere, da quello che ho capito, una proposta che veramente grida vendetta, perché in buona sostanza, ma soltanto per 2 anni, però 300, 350, 400 euro diventa veramente qualcosa di assurdo, anche perché qualcuno poi si deve domandare, assessore Rossetti, lei applica questo canone, lo applica perché ha certificato che quel bene non può essere abbattuto perché c'è una utilità pubblica, in quanto utilità pubblica non viene abbattuta, in quanto valore diventa locatario, allora che fa l'amministrazione comunale? Si deve far carico anche della manutenzione di quell'immobile. Ma no, in maniera molto, molto operativa. A questo riguardo io ritengo, assessore Rossetti, visto che ama la favella da un punto di vista così dell'analisi, della presentazione degli atti, farebbe bene l'amministrazione, e credo che è nello spirito, da quello che ho capito, ha la volontà di poter continuare il confronto. Silenzio! Mi pare che c'è una convocazione di un incontro con la organizzazione, appunto con l'associazione che è nata qui a Rocca di Papa, che deve guardare l'interesse generale di un fenomeno che è un fenomeno non tipicamente roccheggiano, ma che investe un territorio nazionale vissuto. Attenzione Rossetti, su questo io la invito a leggere gli ultimi dati Istat riguardante la condizione socio-economica della popolazione italiana. Bravo. E viene messo in evidenza che il 30% della popolazione vive una situazione vicino alla povertà, per il problema del lavoro, per il problema della mancanza di opportunità. Questo significa che ci possiamo trovare, o ci stiamo trovando, con circa 18 milioni di poveri. Allora, grazie a Napolitano. Che io mi sarei aspettato da quello spirito condottiere pionieristico di sana partecipazione, di dialogo con la base, di dialogo con i cittadini, quello di mettersi intorno al tavolo proprio per questa fase conclusiva e andare a verificare esattamente questa proposta, quanto la possiamo calare nella realtà sociale della nostra città, della nostra comunità. Quindi andiamo a verificare esattamente le condizioni. Mi pare che in parte è stato annunciato in maniera molto, come dire, precisa, ma
la ritengo un po' generica, perché bisogna entrare dentro, perché abbiamo degli indicatori sociali che dobbiamo utilizzare per poter poi applicare quello che la legge invita le amministrazioni, invita le amministrazioni a fare. Quando si parla di figli minori, quando si parla di persone anziane, quando si parla di presenza di con handicap di minori o persone adulte con handicap all'interno di quell'abitazione, quando si parla di una condizione gravemente a rischio, quando uno non lavora, ovviamente gravemente come a rischio, pagare quello che dite voi, gravemente a rischio, visto questa situazione non v'è dubbio che da una parte l'amministrazione, attenzione, deve rispettare la legge, lo deve fare, perché sempre. Non v'è dubbio, anche se mi si diceva quando abbiamo introdotto sempre l'argomento, lei lo sa che noi abbiamo introdotto un argomento in una fase difficile della vita della città, caro Rossetti. Noi a novembre abbiamo avuto la notifica di 100, 120, 130, 140, quando siamo arrivati a 180? 189 notifiche fatte in una situazione aberrante, dove c'era una campagna elettorale attiva. Consigliere Boccia, altri 2 minuti. Sto finendo. Quindi a questo proposito chiedo e può avere voto favorevole del nostro gruppo, della mia capogruppo e del mio voto, se sospendiamo questo atto si apre il tavolo concreto operativo. La 121 devono sospendere. Allora sì, diversamente noi non votiamo. Se dovessimo votare noi votiamo contro, ma usciamo. Sull'altro punto, caro Rossetti, io vorrei che qui si facesse chiarezza, perché adesso c'è un problema, come dire, di emergenza. L'altro problema delle antenne è altrettanto di emergenza della nostra città. Le battaglie, le iniziative, vedo qui l'ex presidente del comitato di quartiere, che la città, i cittadini hanno sempre fatto sul problema delle antenne. Qui attenzione, quando lei va a fare questa modifica la fa da un punto di vista dell'obiettivo strategico, non me la fa sull'obiettivo operativo, perché sull'obiettivo operativo è rimasto tale e quale, cioè le antenne rimangono per i primi 3 anni e poi si vedrà. Questo è l'assurdo, quindi è un bluff. Pertanto chiedo, rinnovo la mia richiesta dicendo aprite, perché credo che c'è pure la volontà, da quello che ho capito, quindi se c'è la volontà dimostriamo nei fatti che vogliamo operare in tal senso. Grazie.